Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale dedicato al modellismo dinamico. Io sono Issam e oggi vediamo la seconda parte della recensione di questo micro quadricottero per FPV che è lo Smart 100. La prima cosa della quale vorrei parlare è il hardware. Devo dire che questo quadricottero, nonostante tutte le botte che ha preso, perché ovviamente se volate all'interno sicuramente prenderete delle botte, è inutile girarci attorno, e quindi bisogna avere un quadricottero abbastanza robusto, e questo devo dire che è robusto in tutte le sue parti tranne questa parte qua della telecamera, che come potete notare è già staccata perché arriva dalla diciamo dalla fabbrica attaccato col super attack in questa posizione, che è molto semplice da riattaccare nel caso si staccasse così, però dopo un po' è difficile attaccarlo se non prendete un po' di carta vetrata e rimuovete l'attack vecchio che c'è. E comunque è una rottura di scatola che, se prendete una botta, vi si stacca la telecamera. Perciò, se prendete questo quadricottero, vi consiglio di prendere una colla speciale come questa qui, che si chiama Sugru. Vi lascio il link ovviamente sotto nella descrizione di questo video. Questa colla è veramente fantastica perché non è come l'attack o le altre colle che diciamo sono molto rigide, e questa qui ha una consistenza un po' gommosa, quindi per una telecamera è veramente fantastica perché ammortizza tantissimo le vibrazioni. Inoltre, avendo una struttura, questa si può utilizzare per esempio per fare un supporto completamente intero. In questo caso non ci serve, ci serve una piccola striscia da mettere qua, perché in caso di botta, essendo un po' ammortizzata e una colla molto molto forte, veramente forte, diciamo che ovvia a questo problema del distacco della telecamera in caso di urto molto forte. Per il resto questo quadricottero è veramente robusto, anche le eliche in dotazione sono molto robuste. Ho preso un sacco di botte e non è successo niente, al massimo mi si è staccata un'elica, l'ho rimessa a posto. Ecco, un'altra cosa che potrebbe sembrare negativa di questo quadricottero, che questi cavetti qua escono e non hanno una protezione, e quindi in caso di botta potrebbero rovinarsi. In realtà, avendo la batteria sotto, è molto difficile che possano andare a strisciare contro il pavimento e rovinarsi. Infatti, come potete notare qua, striscio tranquillamente nei pavimenti sotto gli armadi con questo quadricottero, quasi quasi lo uso come una macchina, e nonostante questo non ho riportato nessun danno a questi cavetti. E come dicevo, tutto il resto è fantastico, questo quadricottero è veramente fantastico. La trasmittente video mi ha sorpreso veramente tanto, come potete notare qua mi sto muovendo da uno spazio all'altro e sono separato da due o tre muri, nonostante questo riesco a ricevere. Non lo so, forse la diversità, forse l'antenna di polo, che mi ha sorpreso anche perché mi aspettavo una qualità di ricezione un po' peggiore per il tipo di antenna, ma a sorpresa mia, come potete notare qua, la ricezione è fantastica. Ma la cosa più bella di questo quadricottero è che quando lo acquistate è completamente configurato molto bene. Devo dire che all'inizio ho sentito la sensibilità del quadricottero leggera, mi piaceva un po' più spinto, però poi dopo mi sono reso conto che volando in spazi molto ristretti all'interno di una struttura, che sia una casa o al lavoro dove volete volare, questa sensibilità o questa reattività è la più adatta, perché di più di così, spingere di più di così, è veramente difficile pilotarlo o controllarlo in spazi del genere. Quindi non dovete far altro che sostituire la ricevente che c'è all'interno, che è un DSM2, se non avete una radio come questa o una radio DSM2. Tra l'altro, tra poco farò la recensione di due moduli molto interessanti che si possono inserire sia nella Taranis ma anche nella Horus della FR Sky o anche altre radio. Questi moduli sono multiprotocollo che funzionano con tantissime marche, che sia la Valkyra, che sia la Sima o la Hapsan o altre marche, inclusa anche il DSM2, quindi possiamo anche utilizzare la Taranis o la nostra radio preferita con
questa ricevente senza andare a dover comprare una ricevente a parte adatta alla nostra radio da mettere qui. Quindi l'unica cosa che dovete fare, se avete una radio DSM2 come questa qui, è abbinare la ricevente alla radio, invertire la corsa di alcuni canali e per esempio io ho dovuto cambiare canali ausiliari nella mia radio per adattarli ai canali che sono stati già preconfigurati in CleanFlight. Per esempio questo è stato già preconfigurato dalla fabbrica per armare i motori, invece questo era per cambiare la modalità di volo, che la prima è stata configurata come Attitude o Angle, la seconda è stata configurata come Horizon e la terza posizione come Rate. Quindi è già tutto preconfigurato, l'unico problema è che il flight controller non è capace di attivare la modalità di binding o abbinamento del satellite DSM in dotazione alla radio, e quindi ho dovuto tirare fuori e staccare la ricevente, cosa che non è stata molto facile perché per staccare questo cavetto che ho dovuto utilizzare per la procedura di binding ho dovuto staccare la telecamera perché lo blocca. E nel mio caso ho utilizzato un CC3D per avviare la procedura di binding del satellite, ma potete utilizzare anche una ricevente DSM per avviare il binding, abbinarlo alla vostra radio e dopodiché inserirlo nel quadricottero. O se avete anche un NAZ32 potete utilizzare anche un NAZ32 per avviare la procedura di binding. Per quanto riguarda invece la qualità dell'immagine di questa telecamera minuscola, veramente minuscola, che anche CMOS, mi aspettavo veramente di peggio, sia dal punto di vista delle vibrazioni che, come potete notare, sono quasi assenti nell'immagine, e nonostante che volo all'interno con delle luci non naturali, quindi non molto forti, potete notare che sia i colori sono molto belli, ma anche la definizione è veramente ottima per quello che si può vedere in queste immagini, perché la risoluzione di registrazione è veramente bassa rispetto alla realtà. Devo dire che non mi aspettavo assolutamente una qualità di immagine così bella, e non mi aspettavo un divertimento così forte con questo quadricottero. E come al solito vi lascio il link sotto nella descrizione di questo video se qualcuno di voi è interessato all'acquisto di questo quadricottero, e se vi piace questo video non dimenticate di cliccare sul tasto mi piace, e se avete delle domande potete lasciarle giù nello spazio commenti, cercherò di rispondere a tutti appena possibile, e se non siete ancora iscritti potete cliccare qua sul tasto iscriviti per iscrivervi ed essere aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Grazie a tutti e ciao alla prossima.